Innanzitutto grazie a tutti voi e scusate per i disguidi, ma siamo ancora in fase di cantiere. Quello che vedete è la parte conclusiva di un miracolo complicato. In 3 mesi abbiamo lanciato la sfida di realizzare lavori che avrebbero richiesto 4 anni di impegno. Siamo riusciti in questa missione quasi impossibile. E grazie al cofinanziamento dei fondi POR 2007-2013 siamo riusciti a realizzare la rifunzionalizzazione multimediale di questo museo che è unico nel suo genere, che è stato dichiarato patrimonio emozionale dell'umanità dalla direttrice dell'UNESCO Bokova. Che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo ritenuto in un momento difficile per la storia del mondo, in un momento in cui il 97, qualcosa dei media è impegnato a raccontare morti, ferite, tragedie, assassini, attentati, con un impegno di pagine media mai ingaggiato nella storia dell'umanità e che provoca un effetto di danno amplificativo di portata incommensurabile. Abbiamo ritenuto nel nostro piccolo che l'antidoto per combattere terrorismo, per combattere incomprensione, per combattere la mancanza di reciproco rispetto, fosse raccontare quello che ci unisce e non quello che ci divide. Ed ecco quindi che il Museo della Pace, che è l'unico al mondo insieme a quello di Hiroshima, ma si tratta di un piccolo museo dove sono contenuti reperti della bomba atomica, il Museo della Pace per noi significa raccontare quello che ci unisce, il bello. Il vero, il buono, quello che per più di 14 secoli ha unito il mondo arabo occidentale con il mondo arabo islamico, producendo la matematica, la medicina, c'è un elenco infinito. Ed ecco quindi che produrre con l'alta tecnologia, se vi girate dietro potete vedere qualche accenno, perché siamo ancora in fase di sperimentazione, abbiamo ripreso con la tecnologia 4K i 500 siti più belli del Mediterraneo, quindi da Capri a Marrakech, a Rabat, eccetera. Chiamando questo programma il Mediterraneo delle emozioni. Si tratta semplicemente di immagini per far capire il grande architetto, chiamiamolo Allah, chiamiamolo Dio, chiamiamolo, non chiamiamolo, ma comunque la realtà è che il Mediterraneo è un insieme di bellezze naturali, artistiche e di patrimonio unico al mondo, che sarà raccontato in questi schermi insieme alla storia della Fondazione che da 25 anni è impegnata per il dialogo, per la pace e per il rispetto nei vari paesi del Mediterraneo, con migliaia di eventi realizzati in questi paesi e con tanti programmi portati a buon fine. Questo museo che si articola su 5 piani avrà l'ingresso principale da Piazza Municipio con un concentrato di questi schermi, per cui gratuitamente, che il museo sarà gratis per tutti, accoglierà i visitatori che in pochi minuti saranno in grado di comprendere le bellezze, le sfide, i misteri, i saperi, i sapori del Mediterraneo e specialmente dell'Italia e specialmente della regione Campania. Un intero piano sarà dedicato, il secondo piano, a Pino Daniele, quindi sarà ricostruito il suo studio in fase di ultimazione, ci saranno inediti, ci saranno tantissime sorprese e soprattutto ci saranno degli spazi dedicati al dialogo interreligioso, cioè un'intera stanza dedicata a Don Peppe Diana con oggetti che la famiglia ha voluto donare al museo, c'è una sala preghiera e una moschea con un antico mihrab e con dei reperti di assoluta rarità. Insomma, è un posto particolare, unico, che vogliamo dedicare a chi intende dedicarsi alla sua fruizione. Quindi sarà un museo aperto a chi ha il tempo necessario per fruirne, non è una cosa mordi e fuggi come Pompei praticamente. Quindi qui si tratta di immergersi nella storia di 25 anni della Fondazione, nella storia del Mediterraneo, nella storia della pace, perché la pace ha una sua storia, la pace ha un suo percorso, la pace ha un suo sacrificio, la pace ha documenti, eventi e cose varie che vengono dimenticate volutamente a vantaggio del terrore, della morte, degli assassini, degli omicidi e degli atti terroristici. In questo contesto, da 20 anni, quest'anno celebriamo il 20° anniversario, noi attribuiamo il premio Mediterraneo con 30 sezioni, che ha come giuria i membri di 43 paesi, della società civile, di
di organismi non governativi che ogni anno si riuniscono e per le varie sezioni stabiliscono chi è l'assegnatario del premio. E per il 2015 l'assegnatario per la solidarietà sociale è il professor José Ornelas. Siamo felici di averlo qui questa sera e di poter condividere con lui questo momento che conclude i premiati di questa particolare annualità che è stata molto complessa, ma che costituisce anche una sfida importante che deve essere portata avanti, perché in questo momento difficile solo attraverso l'impegno di chi opera nel sociale, solo attraverso l'impegno di chi sa aiutare gli altri e sa condividere con gli altri la propria vita in una dimensione non di tolleranza ma di coesistenza, è possibile uscire fuori da questi ambiti che sono invece dettati dal mito del denaro, dal mito del possesso e del potere. Io ripeto sempre questa frase che Naguib Mahfouz ci disse quando ritirò il premio nel 2003, che oggi per costruire un mondo migliore, non dire un mondo felice, un mondo migliore, bisogna trasformare l'amore per il potere che invade ogni angolo della vita sociale, civile e religiosa semplicemente nel potere dell'amore. Sono quattro parole che possono sembrare retoriche, ma che invece contengono la saggezza di un grande scrittore, di una cultura diversa dalla nostra, ma che ha saputo comprendere veramente qual è la sfida che abbiamo davanti. Vi ringrazio e do la parola a Caterina.